Buongiorno, mi presento, sono Daniele Bollardi di Bologna e questo è il mio collega Florentina Richeldi, la mia collaboratrice, ma anche un terzo che è l'ingegnere Pedersoli di Firenze, con il quale stiamo conducendo da molti anni degli studi appunto sulla possibilità di poter registrare in modo oggettivo quello che in altri modi viene chiamato dalla gente, dalle persone, in modi più disparati, energia, fenomeni luminosi, misteriosi, c'è chi li chiama energie di campo, aura, fantasmi, fenomeni comunque fel, altra definizione, fenomeni energetici luminosi, del quale non si ha una spiegazione ancora esauriente a livello scientifico, perché sono fenomeni che si producono in modo abbastanza casuale, anche se c'è la modalità per riuscire in qualche modo a far sì che questi fenomeni si possano ripetere, ma non sempre si ripetono quando noi vogliamo, un po' eludono le nostre aspettative e forse proprio per questo motivo noi pensiamo che questi fenomeni luminosi che si verificano sporadicamente siano legati all'attività inconscia, comunque alla coscienza umana, e quindi ovviamente in qualche modo si prendono un po' in giro di noi stessi, cioè noi abbiamo delle aspettative che spesso vengono soddisfatte soltanto quando questi fenomeni vogliono farsi vedere. Sono fenomeni più disparati e sembrano comunque tutti legati all'uomo, perché questi fenomeni luminosi si osservano soltanto se c'è dall'altra parte un osservatore, cioè un operatore che è lì pronto per registrarli, quindi è lì con un'attività diciamo anche inconscia, comunque di aspettativa, quindi c'è una consegna mentale che questa persona si è data, perché ovviamente se io vado in un posto per cercare certe forme di energia ci vado con un'intenzione perché ci credo fondamentalmente, se no non andrei a perdere tempo, andrei piuttosto al cinema a farmi una passeggiata, ci vado perché ovviamente ho delle aspettative. Questo mio atteggiamento sicuramente favorisce l'emergere di questi fenomeni. È ovvio che se ci va quel cercatore del CICA, tanto per non far nomi, che a questi fenomeni non crede, ovviamente difficilmente capiterà di osservare qualcosa perché la sua consegna mentale è opposta alla consegna mentale che ho io, ma parlo sempre a livello inconscio. Questi fenomeni si osservano sporadicamente, a occhio nudo, da quando l'uomo li racconta, cioè fenomeni di apparizionali, per esempio di fantasmi, non perché voglio parlare di fantasmi, ma poi fantasma è una brutta parola perché molti identificano la parola fantasma con lo spirito del defunto. Secondo me la definizione anche del termine, l'etimologico del termine è differente, perché la parola greca phainon vuol dire ciò che si manifesta, ciò che appare a noi, ciò che si manifesta a noi, che cos'è? È un'informazione fatta di guanti di luce e quell'informazione, se ha una sua coerenza, ci porta di per sé una informazione. Il fatto che noi vediamo un globo luminoso, per esempio, ci può lasciare stupiti, ma finito lì. Se questo globo luminoso invece prende una forma e viene riconosciuta una persona, una saga umana, ecco che in quella informazione luminosa noi cogliamo tante altre informazioni che sono di altro livello. Per esempio, se riconosciamo la persona, possiamo dire se abbiamo visto, che ne so, magari una persona defunta oppure una persona che riguarda comunque un'altra epoca storica. Comunque di storie, di fenomeni apparizionali, che forse è giusto chiamarli così, ne è piena la letteratura, da Socrate in avanti, e di testimonianze ce ne sono veramente, direi, a decine di migliaia. Il problema è che poi rendere oggettive queste testimonianze e non parlare quindi di fenomeni che possono essere in qualche modo illusioni percettive, anche lì questa parola di parlare di illusioni è stata utilizzata molte volte in modo così improprio a mio avviso, perché spesso quando non si sa spiegare un fenomeno si dice ma è una percezione illusoria, è un effetto pareidolico. Anche di recente ho visto una trasmissione su Una Mattina dove non mi ricordo come si chiamava, un ricercatore del CICAP, vedendo una fotografia, ha detto ma è un fenomeno pareidolico.
apparecchiatura, per amor di Dio, esiste, certo, l'illusione percettiva esiste, il nostro cervello può essere anche spesso ingannato come, il nostro, come la nostra vista, il nostro dito, questo è più che risaputo e giusto. Però è vero anche il contrario, che come uno, il nostro cervello e la nostra vista possono essere ingannati, in realtà poi è cervello, perché ovviamente tutto quello che noi vediamo e udiamo si traduce in un segnale elettrico che finisce al cervello e c'è un'area deputata a elaborare queste informazioni, quindi in sostanza è quel cervello che si inganna. E possiamo ingannarci però in due modi, uno positivo e uno chiamiamolo negativo, anche se i termini non sono corretti. Faccio un esempio, Galileo Galilei, quando faceva vedere gli anelli di Saturno ai suoi colleghi attraverso un cannocchiale, lui e pochi altri li vedevano, gli scettici che lo ostacolavano, guardando attraverso l'oculare, non vedevano gli anelli e dicevano: non ci sono, tu sei matto. In realtà non è che non c'erano, ma che la loro posizione prioritaria gli impediva di vederli perché il cervello metteva un filtro. Questo accade spesso anche a noi, quando molte volte magari cerchiamo una cosa e non la vediamo, e poi ce l'abbiamo sopra gli occhi, perché magari stiamo pensando a qualcos'altro. Il nostro cervello ha dei filtri. È stato provato, per esempio, che con noi con l'occhio vediamo tutti i fotogrammi vuoti che ci sono in un film a pellicola, oppure vediamo le righe che si formano nella scansione video. Cioè la nostra pupilla, i nostri recettori lo percepiscono, ma il nostro cervello non ce le fa vedere, non ci consente di vedere. Perché? Perché c'è chiaramente tutta una sovrastruttura che nel tempo, da quando siamo nati, nel tempo si è in qualche modo organizzata per stabilire ciò che è coerente, e quindi questo lo vedo perché è coerente, fa parte della realtà. Ciò che non è coerente o che non va bene, lo devo scartare e il cervello lo scarta automaticamente. Va da sé che è più che risaputo che spesso i bambini che sono magari fino ai primi anni sono diciamo ancora non ben formati e quindi il loro cervello è un pochino più libero, riescono a vedere cose che gli adulti non vedono. Spesso capita di bambini che dicono di giocare anche con degli altri compagni, oppure di persone che dicono di vedere delle luci, delle cose. Ora, chiaramente questo processo anche in età adulta è comunque reversibile, anche se abbiamo questi filtri. Siamo riusciti a capire, però, sì. Mi dici a quale immagine dobbiamo andare? Parti dall'inizio della presentazione, adesso vado avanti con questo discorso, tanto per farvi capire comunque che la percezione, come dicevo, illusoria, può avere due aspetti. Uno, il fatto di poter vedere una cosa che realmente c'è, oppure il fatto appunto di non vedere, cioè può essere in due modi riferiti. Quello del CICA appunto diceva che era un effetto pareidolico riferendosi a una fotografia, ma in realtà la pareidolia ha dei suoi, diciamo, delle sue basi, delle sue fondamenta ben precise. Per esempio un effetto pareidolico, per così si può dire, è quello che si può generare attraverso, non so, una fotografia fatta in un fogliame o in un cielo dove ci sono tante nuvole, nel quale crediamo di vedere dei volti o degli animali o delle altre cose, perché il nostro cervello poi elabora questi giochi di luce che si formano tra ombre, chiari e scuri, e se viene riconosciuto qualcosa, che per il cervello è automatico cercare di riconoscere qualcosa in queste forme diciamo caotiche, vengono riconosciute con più facilità delle figure a lui simili, cioè all'essere umano stesso, e quindi una cosa molto facile da riconoscere sono appunto i due occhi, il naso e la bocca che formano un volto. Questa proprio è una, diciamo, una caratteristica proprio prioritaria del nostro cervello. Però lo sfondo rimane quello delle nuvole, come nel fogliame si possono formare delle figure, ma il colore, la cromaticità, la tonalità gli fa capire da sé che è un effetto ottico, perché il colore è quello del fogliame o quello delle nuvole. Nel caso specifico, quello del CICAP ha detto una merita, non dico che cosa, ma perché non sapeva cosa dire, quindi ha sfruttato questo effetto pareidolico. In realtà, in quella fotografia c'era una luminosità inspiegabile, più dietro c'erano delle foglie. Quindi, allora, chiamare effetto pareidolico un fenomeno luminoso
poi dopo per uno può sembrare una donna, per un altro può sembrare un uomo, per un altro è una macchia, questo siamo d'accordo, potrebbe essere un effetto diverso, interpretativo, però il fenomeno in sé luminoso esiste, è quello che è inspiegabile. Molte volte ci si ripara dietro un'interpretazione di comodo. Comunque, come dicevo, tornando all'inizio, questi fenomeni vengono osservati da tanto tempo, occhio nudo, dalle persone, e anche ripresi fotograficamente. La storia della fotografia, secondo me, è una delle cose più importanti, da quali io e i miei colleghi siamo partiti. Siamo partiti proprio dalla storia della fotografia, dai primi mezzi per registrare immagini, arrivare fino ai giorni nostri, per cercare di capire come mai questi fenomeni si osservavano e in che modalità si osservavano, come si osservavano nel passato e come si osservano oggi. La tecnologia è cambiata e sono cambiati anche le tipologie di fenomeni che si osservano. Abbiamo scoperto che molti fenomeni inusuali, attendibili, erano in fotografie del passato, quando in passato si usavano altri materiali. Oggi utilizziamo l'elettronica, tanti sensori, sono dei dispositivi a scorrimento di carica, sono comunque dei sensori con delle matrici che catturano appunto la luce, ma una volta si usavano delle emulsioni chimiche, che ci sono anche adesso, se per questo le pellicole ancora non sono scomparse per il momento. E le pellicole, ma in particolare quelle del passato, non quelle di oggi, avevano una caratteristica importantissima e basilare. Pensate che in piena luce occorrevano diversi secondi perché questa pellicola si funzionasse, proprio perché era pochissimo sensibile alla luce visibile, mentre era fortemente sensibile ai raggi attivi, cioè ai raggi ultravioletti e ai raggi X. Tant'è vero che per aiutare, appunto, per facilitare e abbreviare i tempi di esposizione si utilizzava un lampo, se ve lo ricordate, un lampo che faceva come una sorta di esplosione, che era un lampo ricco di magnesio. Il magnesio, quando scorreva in aria, era ricco di raggi ultravioletti a cui la pellicola era sensibile. In poche parole, tradotti in termini molto pratici, una emulsione sensibile dell'epoca vedeva 4 parti su 5 di radiazioni che i nostri occhi non percepiscono, e una parte di luce visibile. Oggi anche le pellicole di odierne non sono così, ovviamente. I sensori elettronici, come quelli che utilizzano adesso tutte le fotocamere digitali, vedono altre cose che quelli, ma non quelle frequenze che vedevano le pellicole di allora. E allora c'erano molte fotografie interessanti, tant'è vero che c'erano anche molti falsi, ma perché in tutte le epoche ci sono state persone che ovviamente facevano cose serie e c'erano quelli che se ne approfittavano, facevano dei falsi. Uno di questi, per esempio, un fotografo, allora ci fu una moda con la nascita dello spiritismo, sono le Tox, nacque la moda della fotografia spiritica. E c'erano molti fotografi che aprivano proprio bottega per fotografare appunto i defunti. Le persone si andavano in questa bottega, si mettevano a sedere, lui faceva questa esposizione con questa lastra e quasi sempre compariva, là dove c'era un trucco, il defunto della persona. Alcuni di questi fotografi furono chiaramente accusati di frode, uno di questi fu per esempio Mummler, che fu portato in giudizio, in tribunale, e fu però assolto perché, non so se abbiamo possibilità di avere un'immagine, dopo la vedremo poi dopo, perché la vedova di Abramo Lincoln, che andò da lui in negozio, andò senza presentarsi ovviamente, si fece fare una fotografia, sviluppata la lastra, comparve Abramo Lincoln dietro di lei e solo dopo lei si presentò dicendo, rilevando al fotografo la sua identità. Questa testimonianza della vedova di Abramo Lincoln salvò Mummler da una condanna praticamente certa, perché magari in molti casi era stato sincero. Eccola qua, questa fotografia, insieme ad altre che vedrete, che io ho raccolto tanto per darvi qualche esempio, sono raccolte al Museo di Storia della Fotografia di New York. Dal 2008 hanno creato proprio una sezione dedicata alla fotografia spiritica, conservando tutte quelle che sembrano fotografie di qualche interesse per la storia della fotografia, proprio perché non erano dei banali trucchi. Possiamo andare oltre con le immagini?
Io ho preso una breve carrellata proprio per farvi capire da dove noi siamo partiti con la ricerca, perché solo così si può capire perché ci siamo spinti a fare ricerche in un determinato campo. Questa è un'altra fotografia molto attendibile, è scattata sempre da William Hope nel 1924, dove ritrae una famiglia a cui era deceduto un ragazzo, era deceduto un ragazzo col suo un pony praticamente, col quale lui era molto affezionato. Sì, sei riuscita per un attimo all'inizio, ma dopo sei tornata nella normalità. All'inizio però sei riuscita, cioè hai iniziato a spostarti, lo sterzo si è spostato con il Certo che è tuo... improprio l'ambiente, perché i rumori di fondo non è che predispongono molto Non alla aiutano molto, concentrazione. ci vuole una concentrazione un po'. Se c'è qualcun altro che possiamo fare un'altra persona, perché non qui, però diventa... sono gli altri che stanno a guardare. Poi casomai... dopo la sera o in un altro frangente domani, se qualcuno di voi vuole fare una prova, la facciamo anche privatamente fuori da questo contesto. Ma tu sei una persona che avresti capacità di andare in altre dimensioni, in altre realtà, vediamo. A livello energetico, quello che io posso dare in questo momento è uno stato di preoccupazione di sottofondo, non so a che cosa è dovuto, perché mi arriva questa informazione. E soprattutto quello che posso notare è sul lato destro della testa la forma dell'aura e il colore che io sto vedendo mi trasmette questo tipo di informazione. Posso chiedere se ha una corrispondenza vera, reale? Mi avvicino con il microfono perché... Diversamente, posso dire che l'aura è un'aura equilibrata e che lei è una persona che comunque penso che riesce a andare in uno stato altro di coscienza, cioè una persona spirituale che normalmente probabilmente ha un suo rito, no? Di pregare o di collegarsi a quello che sono le energie alte. Perché il colore che sto vedendo adesso, sto visualizzando sopra la testa, è un viola che normalmente è un colore legato alla spiritualità. A livello fisico, invece, a livello del chakra addominale, c'è un minimo di blocco energetico, ma è dovuto a qualcosa di passato, cioè a una patologia passata, non dico altro, è vero? Sì, confermo, non dico cosa. Sì. No, neanche io, non mi permetto di entrare più di così, dico solo in modo generico che si sta vedendo questo squilibrio a livello del chakra. Possiamo andare in concentrazione, forse? Adesso se lei vuole entrare in concentrazione faremo silenzio. Grazie.
perché ci sono ancora colori verdi e fuori un attimo di scolore. Se vuoi prendere, sei andato in uno stato un po' più rilassato, però non sei riuscito a contenere in profondità delle oscillazioni. Adesso chiaramente non c'è il tempo, perché purtroppo abbiamo già perso molto tempo e non vogliamo portare via tempo agli altri. Non possiamo far vedere un pezzettino del filmato di oggi, se gentilmente lei... Allora, per quanto ci riguarda, avremo tanto altro da dirvi, purtroppo per i ritardi tecnici, anche per i ritardi di oggi, delle relazioni, insomma, dell'ordine delle relazioni, non possiamo dilungarci molto di più. Possiamo far vedere il filmato di cui parlava Daniele. Sì, ministro, adesso avete visto che cosa è successo a queste due persone, che un pochino hanno cambiato lo stato, ma sono andati completamente... Avete visto anche gli spettri che vi faccio rivedere, non sono andati completamente in uno stato modificato di coscienza, per cui non sono andati in quelle frequenze. Questi sono un po' tutti gli spettri acquisiti fino adesso, poi si vedono le macchine di due persone presi in momenti diversi, però quando uno va proprio in uno stato modificato di coscienza, c'è un'unica vibrazione, vedrete un colore unico e tutto lo spettro di frequenza diventa quasi, si restringe come fosse un laser e si sposta tutto sulla sinistra. Adesso possiamo far vedere e facciamo vedere quello che è successo con lei prima, che l'abbiamo filmato qui fuori, in condizioni in cui lei si è riuscita a rilassare maggiormente rispetto a queste. Se vuole quindi vi mostriamo il filmato, così vedete anche un po' questa differenza. Questo è l'esperimento a cui... Questo è l'esperimento fatto in condizioni in cui appunto la persona si può rilassare con facilità. Abbiamo addirittura visto in un caso una persona che è proprio completamente scomparsa. Anche lei per un attimo vedrete è proprio scomparso dal monitor. Questo è molto interessante perché con dei musicisti, proprio con degli sciamani, dei musicisti che sono ispirati, nel senso che non conoscono la musica, non hanno studiato musica, ma dicono di avere delle entità spirituali o qualcuno che li guida, questo è quello che dicono loro. In effetti però quando vanno in questi stati modificati di coscienza, cambiano completamente, addirittura abbiamo visto casi in cui sembra che gli spettri non sono più spettri singoli, ma compaiono degli spettri sovrapposti, come se la telecamera inquadrasse due persone, non una, quindi di cui una è visibile e l'altra non è visibile, però compare lo spettro. In un caso mi è stato possibile anche fotografarla, nel senso che si vede la persona normale, ben presente ancora,
e di fianco si vede appena appena un'altra persona che non c'entra nulla, che non era presente. E quella è soltanto una vibrazione di bassissima frequenza, che si parla di vibrazioni che, ripeto, sono comprese tra 0 e 10 Hz. Però vedete la sua, quello che state osservando sul monitor, è il suo spettro iniziale, in uno stato che è ancora di veglia. È saltato. Cosa? È saltato un pezzo di. E forse il telefono. Come è saltato un pezzo di telefono? Così come ha fatto anche prima. Cioè, la parte. Comunque, allora se so, è saltato un pezzo, se vedete, è ancora un po' più indietro, scusa. Sì. Ma è ancora un po' più indietro? Ecco, ancora proprio indietro, anche gli attesti. Questa è la parte iniziale in cui lei appunto parte da una situazione come avete visto prima con le altre persone. Qui ha già assunto una colorazione abbastanza monocromatica, ma è quello più indietro. Ancora indietro. Ecco, questa è la condizione iniziale. Quella che abbiamo visto qua con le persone. Questo è lo stato di veglia. Poi tu vai in concentrazione. E lascio avanti se il video non si blocca, questa è quella normale, vai un pochino avanti, ma di poco. Qui sta iniziando ad assumere una colorazione abbastanza monocromatica. Poi vedremo che addirittura lei sparisce, l'immagine sparisce dallo schermo. E vedrete dopo l'analisi dello spettro che tutto lo spettro è proprio diciamo, come un red shift sulla sinistra, nella parte appunto di vibrazioni molto più alte. Arrivo fino avanti, appena appena. Ecco, guarda, lo vedete? Se sta arrivando di nuovo su. Sì. Se lo lasciamo scorrere, se così può il maschio sta uscendo. È molto problematico qui. Questa la tecnologia non ci aiuta, ma è sempre. Non vuole mai stare comunque qui sta cercando come dire che ha assunto una colorazione blu violacea e basta, poi vedrete che avanti proprio sparisce, ma io lo potevo anche che sparisci perché poi a un certo punto che sparisco, posso sparire, ecco, vedete lo spettro come tutto a sinistra, lo vedete? Completamente a sinistra, cosa che non è capitato qua prima, vai un po' avanti un po', appena appena. Vedete, guardate, è quasi completamente sparito dal monitor, quella è la sua faccia. Si vedono appena appena i segni monocromatici dei punti dell'occhio e del naso. Cioè, in molti quasi sparito. Questo è uno stato di modificazione profonda. Io intanto acquisivo appunto degli spettri di frequenza, andavo a osservarli e vedevo tutti shiftati a sinistra. E può andare a essere ancora meglio. Quindi chi ha capacità di andare in questo stato altro, modificato di coscienza, ha probabilmente capacità poi di vedere determinate cose o di interagire a livello di coscienza con altre coscienze, con la realtà. Adesso è sparita, poi tra un po' ci saranno dei rumori che provengono dall'esterno, un po' dietro c'era il robotino, poi dopo arriva un camion nella strada, e poi lei si sconcentra e piano piano. Ma non subito, qua ci sarà, però piano dopo ritorna. Se vai verso la fine, però avanti. Deve essere pesante lui. Vai verso la fine, stiamo a vedere. Ecco, vedi qua stai già tornando in quella fase intermedia. Ancora eri tutta colorata in modo monocromatico, quella fase proprio. Ed è quello spettro tutto a sinistra. Vai un po' più avanti. Dopo questi computer, l'elettronica non si presta mai alle cose che vogliamo fare. Vai oltre, questo è lo stato iniziale, si va a vedere la tua faccia che è tornata normale, per far vedere gli aspetti acquisiti. Quindi è quasi completamente sparita. Poi ha ritrovato la concentrazione, diciamo, c'è stato un momento in cui c'era stato quel robottino
poi ci sono altri rumori che sopravvengono ed anche delle persone che sono uscite, ma lei pian piano, dobbiamo arrivare a un po' più avanti, ecco insomma, è andato proprio in fondo, comunque pian piano ecco, sta ritornando. Quindi per dirvi che questa cosa è una cosa insomma, che a livello scientifico è probabile, quindi possiamo provare che cambia qualcosa. Ora il tempo non ce l'abbiamo più per parlarvi dell'aura e di altre cose. Speriamo magari domani, se ci fosse un minutino di tempo, di poter integrare quello che non siamo riusciti a dire oggi con qualcos'altro domani. Lasciamo la parola agli altri relatori e scusateci se abbiamo perso un po' di tempo, ma ci sono stati degli imprevisti.